Ciao a tutti! Oggi un video molto improvvisato, non avrei dovuto girare un video, ma mi è venuto in mente, veramente mi sono venute in mente due cose. Uno, che non vi avrei fatto gli auguri di Natale in tempo per Natale. Spero di riuscire a metterlo, insomma, tra il 24 e il 25 questo video, appunto per potervi fare gli auguri perché ci tenevo davvero, davvero tanto. E la seconda cosa è che ho usato dei prodotti nuovi per fare questo make-up di una collezione natalizia e quindi ci tenevo anche a farvi vedere un look che non è uno di quei look proprio particolarmente natalizi, in realtà è un look molto molto mio. E ho detto ok, con l'occasione ci facciamo gli auguri di Natale, vi faccio vedere qualche prodotto nuovo, stiamo un pochino insieme ed ecco qui, nato un video totalmente improvvisato. Quindi, prima cosa, tanti 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 auguri di Buon Natale a tutti quanti voi, alle vostre persone più care, ai vostri familiari, ai vostri amici, chi volete voi, con chiunque voi passiate un Natale, spero il più sereno possibile. Il mio Natale è un Natale molto semplice, è un Natale totalmente in famiglia. E non ho una famiglia numerosa perché non siamo tanti, insomma, né da parte di mio papà, che oltretutto è figlio unico, né da parte di mia mamma, e per cui ecco, è un Natale proprio strettamente tra di noi, la mia famiglia stretta stretta, però sono sempre molto contenta perché sono sempre delle belle giornate in cui riesco a stare un pochino di più con mia sorella e mio nipote, sapete quanto io sia legata a loro, e quindi ecco. Non è niente di Veniamo al look che vedete. Vedete qualcosa? Perché oggi c'è una giornata bruttissima. Ora di pranzo, è sabato, sabato 22 dicembre. Oggi pomeriggio aspetto Serena, Sirio Makeup, per chi non lo sapesse, che è una delle mie migliori amiche forever and ever. Ci siamo conosciute tramite YouTube, ma è un'amicizia vera, non di quelle di interessi di canali che durano due aspirate dei mesi e poi se mandano a carte 48. Ormai noi sono boh, 7-8 anni. E c'è però una giornata bruttissima, sto guardando fuori perché vi giuro sembra notte, infatti non so cosa si vedrà perché sono illuminata d'immenso dalla luce. Ma veniamo al video in questione, ai prodotti nuovi in questione. Allora, sono due prodotti della collezione natalizia di Patrick Star per MAC, che è uscita veramente da pochissimo. Qui c'è una disavventura che vi devo raccontare, perché allora di questi due prodotti io ho acquistato un rossetto, in realtà ne avevo acquistati due, ma adesso vi racconto, e la MAC mi ha mandato una delle due palette che fanno parte appunto di questa collezione, che nello specifico è la Ho Holy Eyes. Quindi una delle due, secondo me la più bella, però vabbè, non perché mi abbiano mandato questa, ma perché vedrete che sono colori, già lo vedete insomma dal look, che io uso molto molto volentieri. Mi piace molto il fatto che sia super compatta, quindi è davvero piccina, ma ci si può ricreare un look completo perché io non ho usato nessun altro ombretto se non ciò che è contenuto in questa palette che vi faccio vedere tra poco. Quindi questa me l'hanno inviata, ma prima di ricevere questo avevo acquistato dal sito di Look Fantastic due dei rossetti, perché l'ultimo rossetto che ho comprato di MAC è proprio di Patrick Star della collezione uscita a febbraio. Mi ricordo che me lo sono regalato per il mio compleanno, ho detto no, per Natale mi compro gli altri due rossetti. Ne sono usciti tre, uno è troppo chiaro, non mi piaceva, uno è questo che indosso, che è questo nude, un po' però più carico, insomma, e poi c'era ovviamente il rosso che pure mi piaceva tantissimo. Questo che indosso si chiama Spank Me Santa, si chiama così, le confezioni sono bellissime, e però vi dicevo, ho preso anche il rosso che adesso non mi ricordo come si chiami. Purtroppo Look Fantastic ha questa brutta politica che vi fa acquistare le cose, era disponibile, anzi, dopo che l'ho acquistato io è stata ancora disponibile per una buona oretta abbondante. Dopodiché, molte cose, ovviamente, come potete immaginare, sono andate esaurite. Mi hanno spedito subito il giorno dopo, già, forse la sera stessa addirittura, mi hanno spedito questo rossetto. Però loro fanno anche queste cose, che quello che hanno subito a disposizione spediscono e poi evadono piano piano, insomma, il resto dell'ordine. Ovviamente voi pagate sempre però una sola spedizione.
Cosa è accaduto? È accaduto che passavano i giorni e io del rossetto rosso non ne sapevo nulla. Ogni tanto mi arrivava un'email e diceva: ci dispiace, ancora non ti è stato spedito il rossetto. Eh no, ancora non mi è stato spedito. Alla terza mail che ho ricevuto nel corso di quasi una settimana, ho mandato un messaggio, insomma, ho scritto e gli ho chiesto: scusate, mi potete dire qualcosa? Perché mi sembra un po' una presa in giro. E dopo 48 ore, però c'era scritto che avrebbero potuto ritardare a causa dell'affollamento di acquisti, cose e email che ricevono. E quindi allo scadere delle 48 ore comunque mi hanno risposto e mi hanno detto: ci dispiace, non te lo spediamo più perché purtroppo non c'è. Ovviamente nel frattempo la collezione era uscita anche sul sito della MAC perché non usciva, questo è il fatto. E siccome sul sito della MAC poi le cose evaporano, come l'ho trovata disponibile su Lookfantastic, mi sono presa i due rossetti. E nel frattempo ovviamente era esaurita anche sul sito della MAC, quindi il rossetto non c'era più nemmeno lì. E allora eccola lì che io ho un solo rossetto grazie a Lookfantastic che ha un servizio per me. Orrendo. Ho avvicinato un pochino la videocamera per fare in modo che voi vediate un po' di quello che ho fatto, perché non lo so che cosa si veda con questa luce, però ci tenevo a farvelo vedere. E andiamo però per step, quindi partiamo con la base del viso. Come base del viso ho usato il fondotinta di Estée Lauder, il Double Wear, che io ho nella colorazione 2N1 Desert Beige, questo qui, con cui mi trovo molto bene, che come vi ho detto già in un altro video, non è quello che uso a base quotidiana perché è un fondotinta comunque non pesante perché io non lo sento sul viso, però è parecchio coprente ed io in genere per tutti i giorni uso qualcosina un pochino più leggera, però quando voglio una bella base, fare un bel trucco curato, questo è davvero fantastico. Ripeto, ve ne ho già parlato, unica pecca di questo fondotinta è che non ha un dosatore, è fatto così. E questa cosa è un po' scocciante. Non so se come altri brand esista a parte da acquistare, anche MAC c'ha a parte da acquistare l'erogatore, non ne ho idea. Però effettivamente così è un pochino scomodo, ma il prodotto merita moltissimo. Come correttore ho usato il correttore di MAC, il Prep and Prime, questo è nella colorazione Bright Forecast. È questo qui. Comunque nell'info box vi lascio la lista dei prodotti. Quindi è questo che io ho già usato diversi anni fa, lo compravo praticamente, ne finivo uno e ne ricompravo un altro, poi come spesso accade si prova anche ad usare altro e adesso ci sono ritornata. E poi ho messo al di sopra perché questo è leggermente aranciato e poi sono andata a mettere sopra il Conceal and Define, quello che è rimasto perché sto veramente scavando, l'8.5 che è appunto quello di Revolution, ma è veramente finito. Per le sopracciglia, due prodotti di Benefit. Questa è la matita di precisione di Benefit, appunto quella sottilina, nella colorazione 3. Io uso sia la 2 che la 3. La 2, la differenza non è tantissima per quanto riguarda queste matite. La 2 è leggermente più cenere. Questa ha un marroncino sempre chiaro, un pochino più caldo, quindi comunque mi si sposano bene tutte e due con le sopracciglia, per cui adesso in questo momento sto utilizzando la 3 e per andare a fissare le sopracciglia sto utilizzando il 3D Brow Tones, questo qui, che è quel prodotto che vi ho fatto vedere diverse volte, leggermente colorato, che mi va a dare una sfumatura ai peletti oltretutto e quindi li rende il sopracciglio anche molto più naturale, dovendo andare io a ridisegnare parecchio perché non ho molti peletti, ne ho solamente un pochettino qui all'inizio. Per andare a fissare la base, questa la uso sia sul contorno occhi che su tutto il viso perché è davvero leggerissima, la Flat Perfection, la Fluffy Matte, ed è fantastica. Cioè, questa cipria è davvero fantastica. Noto che è talmente sottile la polvere che nonostante la stia usando da tantissimo, questa non l'ho ancora bucata. L'Alabaster Touch mi si è bucata più facilmente. Sono due ciprie diverse che uso anche in maniera diversa. Però questa ha davvero una grana molto 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 sottile e ottima per fissare il trucco ed è totalmente trasparente. Per finire la base del viso, quella che ormai vi ho chiamato la mia triade, questa è la triade, cioè la Hoola nella versione classica, come illuminante il
io non lo so se si chiami Dandelion, comunque il Twinkle, quindi l'illuminante, la versione illuminante, e poi il fantastico Gold Rush come blush, yeah, che è lui. E già così l'ho aperto da lontano, non possono sniffarlo, io l'adoro. Questa è una droga per me, è proprio una droga questo prodotto. Tutti sono profumati, i prodotti Viso di Benefit hanno tutte delle profumazioni molto buone. Questa non lo so, non so dirvi per quale ragione, proprio l'adoro. Per quanto riguarda il trucco degli occhi, ho usato la base per ombretto della Revolution, quella in pot, questa qui. Continuo a trovarmici molto bene. C'è un piccolo punto interrogativo, ve ne parlerò però altrove, perché con alcuni ombretti di una marca in particolare, mi funziona un po' meno bene, non so come dire. Sì, mi funziona un po' meno bene, ma ve ne parlerò altrove. Veniamo finalmente alla protagonista di questo make-up, che è la Ho Holy Eyes, cioè la palettina, eccola qui. Non mi voglio accecare, qui c'è uno specchio molto lungo, lo vedete un po' perché c'è la plastichina che ricopre anche le cialde di ombretto. E la palette è questa. Quindi capite bene che è non solo compattissima, ma ha dei colori assolutamente sfruttabili, sia per tutti i giorni, sia per fare un look un pochino più importante. Sapete che il mio importante è questo, E inoltre è completa. Io non ho usato altro se non questi ombretti. Li ho usati praticamente tutti. Sono andata a fissare la base per ombretto con il primo colore opaco, che non è assolutamente troppo scuro. Guardate, è proprio un color pelle. Non so, ecco, vedete? Quindi assolutamente utilizzabile un po' per tutti. Sono andata a fare una sfumatura nella piega dell'occhio con questi altri due colori matte, perché questo mi sembrava un pochettino troppo caldo e questo un pochino troppo freddo. Quindi li ho miscelati, sono questo e questo. Eccoli qui. Li ho miscelati e sono andata a fare la sfumatura più ampia nella piega dell'occhio. Vediamo se riesco a farveli vedere, ma sono due colori matte, insomma, non si sono sfumati molto bene, la pigmentazione è buona, mi sono trovata molto bene con questa palette da questo punto di vista. Eccoli qua, vedete, sono questi due. Questo mi sapeva di un pochino troppo caldo e questo un pochino troppo freddo. Insieme è venuta fuori la sfumatura, questa che vedete più alta. Questo, ecco, vedete, è un bel color melanzana. Vediamo un po', eccolo qua. Piuttosto scuro, ma molto modulabile, non vi fa chiazza di colore, per cui sono andata a costruirlo pochino per volta. Eccolo qua, vedete? Quindi mi sono trovata molto bene. Questi colori ho sempre un po' la paura di andarli a sfumare quando non li conosco, perché a volte fanno una chiazzona enorme. E invece questo qui l'ho appoggiato e quasi quasi all'inizio ho detto perché io sapete che prendo sempre poco colore per volta, quindi non ne ho prelevato tantissimo. Oltretutto l'ho applicato proprio con un pennello da sfumatura perché non volevo una cosa troppo enormemente intensa. E invece andandola a costruire pochino per volta è andato alla grande, cioè la scrivenza è buona ed è molto 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 sfumabile. L'ho sfumato su tutta la palpebra mobile e mi sono concentrata però poi un pochino di più verso l'esterno e verso l'interno. Al centro sono andata a rimettere un altro pochino della base per ombretto, visto che ho questa versione che sembra quasi un correttore, no? E quindi sono andata ad applicarne con un pennellino di precisione proprio al centro della palpebra e poi sono andata a prendere questo colore qui meraviglioso e l'ho applicato proprio con il dito, picchiettando al centro della palpebra. Guardate che cos'è. Sono luminosi, ma sono tutti bruniti questi colori, quindi non mi fanno l'effetto palla stroboscopica di Natale. Ecco, vedete, sono colori assolutamente portabili. Guardate che bello che è. Guardate, applicato così sulla mano senza assolutamente nulla, e l'ho applicato con il dito, tamponando un pochino proprio sulla base per ombretto che in maniera molto molto sottile avevo messo al centro della palpebra. All'attaccatura e all'angolo interno dell'occhio sono andata a mettere questo oro, che però è un oro anche questo brunito, quindi anche questo qui non vi dà un effetto, eccessivo. Vedete quanto è giallo scuro? Eccolo qui.
anche questo bellissimo, devo dire, e non eccessivo. Quindi alla fine è una palette molto sfruttabile. Eccolo, vedete? Questo. E questo l'ho sfumato all'angolo interno e proprio leggermente, leggermente all'attaccatura della palpebra. Sotto l'occhio ho fatto una doppia sfumatura, prima con i due colori matte che ho messo anche nella piega e successivamente con questo qui più scuro, leggermente più a ridosso della rima. Questo è il trucco occhi che ho realizzato con questa palettina. Mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto semplice da utilizzare, molto compatta e ci si possono ricreare anche look molto quotidiani, anche usando solamente i colori matte perché sono molto scriventi, quindi funzionano alla grandissima. Per finire gli occhi sono andata a mettere il mascara che sto usando in questo momento, che è il Maxi Mood di Kiko, che è di una vecchia collezione. Io ne avevo più esemplari comprati ai saldi, però adesso è riuscito con una delle ultime collezioni, è quello con lo scovolino vicino e mi ci trovo molto bene, questo qui, e quindi sto utilizzando questo. Nella rima interna dell'occhio non volevo andare a mettere la matita nera. Ho messo la matita per le sopracciglia, ma quella per illuminare l'arcata di Benefit. Questa è rosata, vedete, proprio rosa, rosa molto 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 chiaro, perché a me non piace molto la matita bianca, burro è troppo evidente su di me, ma volevo solamente andare a schiarire leggermente per levare l'effetto rossore della rima interna dell'occhio. Quindi ecco, ho messo proprio un pizzichino di questa matita che scrive molto bene anche nella rima lacrimosa, tra l'altro, e quindi ho messo solamente un pochino di questa, niente matita nera oggi perché non mi andava. Ma veniamo alle labbra. Altro protagonista è il rossetto di questa collezione che, come vi ho detto, si chiama Spank Me Santa e l'ho abbinato ad una Evergreen, cioè la matita di Essence. Questa è la Lovely Frappuccino, che forse non si trova più, ma per fortuna anche di queste ne ho più esemplari da parte. Questa è la Lovely Frappuccino, eccola qui. E questo è il pack bellissimo di questo rossetto, quindi Spec Me Santa. Vedete che è un nude, ma è abbastanza carico, non è di quelli mortaccini assolutamente. È un marroncino rosato anche lui. Ed è questo, vedete che si sposano a meraviglia. Quindi ho fatto il bordo e ho riempito leggermente, come faccio sempre, insomma, le labbra, non del tutto, ma un po' le riempo sempre. E poi sono andata a mettere il rossetto su tutte le labbra. Questo è un matte, ma come già vi ho detto altre volte nel video anche dei rossetti rossi di MAC, se mi ricordo ve lo lascio qui sotto in descrizione. E i matte della MAC sono super confortevoli perché restano morbidi sulle labbra, hanno effetto opaco, ma restano morbidi, quindi sono adatti un po' a tutti, anche a chi non sopporta le cose che asciugano troppo, che sicuramente durano di più. Ma questo è un periodo in cui, come avete visto, io sto usando praticamente nulla le tinte labbra, non perché ora non le userò più, ma avevo voglia proprio di ritornare un po' ai rossetti. E quindi ecco qui l'abbinamento che ho fatto, che trovo si sposi molto bene anche con il look occhi. E questo è tutto per il look che ho realizzato oggi. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate. Vi faccio ancora tantissimi auguri di Buon Natale a voi, ai vostri cari e alle vostre famiglie e ci rivediamo molto presto qui sempre su questi schermi.